carriera iniziata nel mondo della moda come testimonial di campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e le copertine di importanti riviste, poi la consacrazione sui social fino ad arrivare alla TV. Calca le passerelle fin da giovanissima e arriva alle finali di Miss Italia a soli 17 anni. Diverse trasmissioni televisive, ma è la pupa il secchione e viceversa che le dà la grande popolarità. Oltre 400.000 follower su Instagram, uno stile elegante e un tono autoironico. Diamo il benvenuto su Yes Life a Stella Manente. Chi è Stella Manente oggi? Beh, Stella Manente è innanzitutto una persona felice. È una persona che ha tantissimi sogni nel cassetto, tanta voglia di crescere, migliorarsi, imparare e tantissima voglia di sorridere. Ti vedremo in Made in Nord, il comedy show che andrà in diretta su Facebook. Tre aggettivi per descriverci lo spettacolo. Direi esilarante, nuovo e imprevedibile, assolutamente. Allora, esilarante perché secondo me le risate ci faranno piegare dal ridere, perché gli artisti faranno dei cabaret veramente incredibili. Poi nuovo perché è un format che prende giovani talenti in un modo totalmente nuovo, quindi è sicuramente un format innovativo. E imprevedibile perché, essendoci tanta improvvisazione, può succedere di tutto. Un motivo del perché dovremmo guardarlo. Beh, io credo che il genere umano abbia un'unica e sola arma veramente efficace: ridere. Quindi, dato che è da tantissimo tempo che purtroppo non ridiamo insieme, credo che questa sia l'occasione perfetta. Inoltre, lo spettacolo è uno di quei settori che ha sofferto maggiormente e perché no, poterci regalare un'esperienza nuova per fare tante risate insieme. Quindi, nel frattempo che apriranno i teatri, utilizzeremo in questo caso il web e i social. Facci i nomi di alcuni artisti che saranno sul palco. Il cast è numerosissimo, cioè non ve li posso raccontare tutti, però ve ne dico alcuni, tra cui Marco Stabile, Filippo Caccamo, Chiara Chibbo, Omar Fantini, e sono tantissimi, quindi per saperli tutti sarà meglio andare a vedere direttamente nel link di Facebook. A fianco a te Paolo Ruffini, svelaci un aneddoto su di lui. Dovete sapere che Paolo ha sempre delle pietre in tasca, perché lui è molto affezionato a questi minerali e grazie a lui ho scoperto che le pietre non sono solo bellissime e coloratissime, ma hanno delle proprietà incredibili, perché ognuna di loro ha un'energia e quindi questo è un aneddoto molto curioso di Paolo. E di Francesco Facchinetti dici una cosa che non sappiamo di lui. Questa non la so nemmeno io, però se siete curiosi potete tranquillamente chiederlo direttamente a lui. Ecco perché vi aspettiamo in numerosi, così potete qualsiasi domanda avete da fare chiederla in diretta e noi vi risponderemo. Ti abbiamo conosciuto in TV soprattutto per La Pupa e il Secchione e viceversa. Lo rifaresti? Allora, non credo che ora come ora parteciperei ad un altro reality, però se dovessi rifare La Pupa e il Secchione lo rifarei esattamente come l'ho fatto. È stata un'esperienza di vita per me più che un reality televisivo e me lo sono vissuto veramente fino in fondo. Ho amato tutto e soprattutto i momenti difficili sono stati molto costruttivi per me. E a piccolo dettaglio fondamentale, ho incontrato il secchione del mio cuore, che forse non l'avrei mai incontrato nella mia vita. Il ricordo che mai cancelleresti di quell'esperienza? Beh, l'incontro che non posso cancellare è sicuramente quello con Aldo Busi. Aldo Busi è una persona speciale, una persona rara, e quando mi ricordo ancora quando lui venne, che ci fece questa lezione di letteratura, questa lezione di vita che io non dimenticherò mai, mi ricordo che mi commossi e quindi quel momento. Svelaci tre cose che il tuo pubblico non sa di te. Come prima, piango come una fontana, cioè avete presente proprio le fontane, quelle dell'Amazzonia? Ecco, io piango così di fronte a ogni film romantico e non me ne vergogno. Poi, seconda, forse nella vita precedente ero un cavallo. E terza, le seppie al sugo, cioè quelle proprio no. Non le riesco a mangiare, le seppie al sugo no.
la tua prima esperienza lavorativa che hai fatto nel mondo dello spettacolo. Allora, forse non è un'esperienza lavorativa, però come prima esperienza, diciamo, di fronte a un pubblico, diciamo che è stata Miss Italia. Tutto iniziò così, con Miss Italia. Grazie Stella, lascio un saluto ai nostri ascoltatori. Un caro abbraccio a tutti gli amici di Yes Life Magazine, anche da Zuli. Ciao!